Quando l'ascolti normalmente la musica? Ah, in macchina, a casa mai, quasi mai. O tranne il lunedì mattina quando sono a casa mia. Ma se no qui a Ferrara mai, solo in macchina. Però in macchina molto. Se non ho la radio accesa divento matto, tipo adesso che devo tenerla spenta. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Sei spesso in macchina? Sì, tutti i giorni. In particolare i viaggi più lunghi quando li fai? Ma domenica dopo la partita che torno a casa mia. Dove? A Bardolino, sul lago di Garda. Chi lasci lì quando tu sei qui ad allenarti durante la settimana? Ha lasciato mia famiglia, mia moglie e le mie due bambine. Da quanto tempo sei sposato? 4 anni. Convivo da 12. E dove hai conosciuto tua moglie? Ah, dove lavorava lei, faceva la cameriera in un ristorante, io sono andato lì. Ci siamo conosciuti lì. È molto più lunga la storia, però adesso ti ho abbreviato tutto. Di dov'è? È del mio paese. Le tue bimbe quanti anni hanno? A Virginia 10, a Ginevra 7. Riesci a stare con loro quanto vorresti? Quanto vorrei no, perché praticamente le vedo la domenica quando giochiamo in casa, riesco a vederle, lunedì vabbè tutto il giorno e poi martedì mattina quando le riporto poi a scuola io parto, vengo a Ferrara, quindi non le vedo poi fino a domenica. Come fai per rimanere in contatto con la tua famiglia durante la settimana? Col telefonino per forza. Vengono a trovarti? No, non sono mai venute. Sono venute l'anno scorso quando sono andato al campus lì della SPAL che c'erano i ragazzini. Sono venute, però sono stati praticamente 3 ore che hanno visto anche la casa dove abito e perché non l'avevano mai vista. E che cosa pensano del loro papà che gioca a calcio? Ma ti dirò, guarda, ci pensano più adesso che sono grandi che quando giocavo magari in Serie A o Serie B. Perché non, magari o non gliene fregava niente o non ci facevano neanche caso. Ci fanno più caso adesso che gioco in C1 qui alla Spalla, non so perché, ma è la verità. Non mi ha neanche mai chiesto quando tornavo a casa ma cosa hai fatto papà, invece adesso tutte le domeniche me lo chiedono. Se hai vinto? Se ho vinto, cosa ho fatto, quanti punti ho preso, poi continuano. Ma se hai fatto 3 gol, prendi 3 punti, tutte domande strane che si fanno i bambini di quell'età. Tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza, è sempre arrivo e mai partenza. I tuoi amici dove sono? Ma devo dire non ho molti amici io. Pensavo di averne uno veramente, quello che dici, l'amico più vicino a te. Invece non. Nel momento mio difficile, parliamo così, non mi è sembrato che lui fosse un amico che tenesse a me. Poi potrò sbagliarmi, potrò non sbagliarmi, però questa è la mia sensazione. Poi comunque secondo me quando hai una famiglia e due figlie fai fatica a trovare degli amici. Ci sono sempre i soliti amici di convenienza, quelli ci sono sempre, però i veri amici si fa fatica. Non parlo solo di me stesso, parlo anche per altri, insomma. Noi facciamo un lavoro, insomma, visto da tante persone, quindi fai fatica a trovare una persona che ti sta vicino perché
gli fa piacere starti vicino o perché magari, che ne so, può avere qualche altro riscontro. Io sto andando al campo, te lo dico. Vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso, donarmelo adesso. E di quelli che non so aprire di fronte ad altra gente, perché il regalo più grande è solo nostro per sempre. Come hai vissuto il cambio di allenatore? Ma mi è dispiaciuto perché io avevo un buonissimo rapporto con col mister e niente, mi è dispiaciuto perché era una bravissima persona, forse fin troppo brava. E poi secondo me le persone, quando sei troppo bravo, tipo anche come me, se ne approfittano. E non va bene. Che cosa significa per te essere il capitano della SPAL? Beh, sicuramente una cosa importante, però non è una cosa in cui io do peso, nel senso che poi da come è venuta anche, perché l'anno scorso, diciamo, è successa quella cosa a Luis Genti, che secondo me l'ha segnato, e quindi è stata la società a venire da me a chiedere se io avessi voluto fare capitano. Non è una cosa, insomma, che mi piace molto, però insomma ormai mi ci sono anche abituato. Hai un messaggio da consegnare ai tifosi della SPAL che guarderanno questa intervista? Vuoi dire qualche cosa? Niente di più di quello che già sanno. Io sono così, insomma, e non nascondo niente, insomma, di come sono fatto, quindi sono quasi un libro aperto. Amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte. Il regalo mio.